Buongiorno a tutti e benvenuti al Caffè dei Traduttori virtuale della Bologna Children's Book Fair 2021. Sto già pensando al prossimo anno. E io sono Simona Mambrini e appunto a nome della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna sono molto felice di accogliervi per quest'ultimo evento che tradizionalmente chiude il programma di incontri del Centro Traduttori. Siamo arrivati alla 11ª edizione del concorso, in altre parole, che ogni anno sceglie una lingua nella quale far esercitare i traduttori giovani, aspiranti o che hanno già una qualche esperienza, in modo tale da cercare i giovani talenti e dargli un minimo di riconoscimento, un riconoscimento iniziale, un incoraggiamento iniziale per idealmente avviarli nella carriera di traduttore di libri per ragazzi. Quest'anno siamo alla seconda edizione che vede la lingua araba all'onore. E quest'anno devo dire che i partecipanti sono stati moltissimi. I nomi sono pubblicati sul sito dei partecipanti, sono candidati sul sito della fiera e sono circa un centinaio, quindi la nostra giuria ha veramente lavorato molto quest'anno. I criteri per cui le prove sono state valutate, ve li racconterà la giuria. Questo è un incontro pensato proprio per dare un feedback generale a tutti i partecipanti, indipendentemente poi dalla traduzione che è stata selezionata come vincitrice. E ci tengo a sottolineare che le giurate valutano le prove che sono rese assolutamente anonime, quindi fino alla fine le giurate non sapevano le prove di chi stavano valutando. A questo punto do la parola a Elisabetta Bartoli ufficialmente diamo il via al workshop. Grazie. Buongiorno a tutti. Vorrei intanto ringraziare tutti per aver partecipato e sottolineare che è vero, abbiamo lavorato molto, ma abbiamo lavorato con molto piacere, nel senso che vedere una risposta così ampia a un concorso di traduzione dall'arabo fa un enorme piacere, soprattutto in questi anni, di questi tempi. Perché mettersi a confronto con un lavoro di traduzione, non tanto come esercizio universitario, ma come produzione propria, personale, da presentare a qualcuno, non è mai un esercizio semplice. Tutti i traduttori lo sanno, no? Tradurre è un piacere, poi consegnare è una specie di parto, è una specie di consegnarsi anche un giudizio, per cui veramente vi ringrazio molto per averci dato questa opportunità e ringrazio molto la Fiera di Bologna per aver dato a noi l'opportunità di lavorare con questa lingua che indubitabilmente tutti amiamo perché se no non avremmo faticato così tanto per impararla. E quello che volevo sottolineare era una cosa scontata ma abbastanza importante, che se avessimo potuto lavorare tutti insieme, cioè tra tutti, avremmo fatto la traduzione del secolo. Cioè, il lavoro di tutti messo insieme avrebbe creato una traduzione ineccepibile, come al solito, ma purtroppo, o per fortuna, dipende. Il lavoro del traduttore è un lavoro solitario, poi alla fine, per cui, come dire, diventa anche un po' challenging quello che si fa, mentre invece le varie intuizioni di tutti
messe insieme superano la possibilità di un'unica mente umana che può produrre un risultato. Quindi, ecco, diciamo che tra tutti e 100 e passa che eravamo, probabilmente avremmo fatto scintille. E quindi vi ringrazio. E la seconda cosa che volevo dire era questa. La traduzione era semplice. Rispetto a quella dell'anno scorso era più semplice, però semplice non significa facile. Sono due cose un po' diverse perché la semplicità implica anche un'attenzione maggiore, per cui sì, volevo dirvi che non abbiamo sottovalutato la difficoltà di tradurre un testo facile o semplice, e quindi che un testo semplice ha le sue difficoltà intrinseche. E faccio una piccola premessa, poi noi ci siamo organizzate così. Abbiamo segnato un po' dei punti che adesso ci dividiamo, io e Cristina, li abbiamo creati un po' insieme e adesso ve li diciamo un po' a turno, giusto per non annoiarvi. Però io ci tenevo a dire quello che non abbiamo tenuto in conto nella valutazione, diciamo, comunque. Come giuria abbiamo pensato che c'erano delle cose che in questa sede non erano richieste e che quindi non andavano tenute in considerazione alla fine. Però vorrei comunque dirle. Una è l'attenzione al committente, cioè il fatto che appunto consegnare una traduzione non è aver fatto l'esercizio, ma è consegnare a qualcuno un prodotto finito. Questo prodotto finito quindi deve permettere a chi lo riceve la sua giusta distribuzione. Qui mi sto riferendo fondamentalmente al fatto del dividere le frasi secondo le pagine, quindi un grande applauso a chi l'ha fatto comunque, quindi a dire in che pagina quel pezzo di frase deve rientrare. Siamo in un albo illustrato, per cui la cosa è fondamentale, e non è detto che il nostro committente, per cui il nostro editore, possa riconoscere l'arabo e vedere dove va la frase. L'altra cosa che non abbiamo tenuto in considerazione è il modo in cui viene introdotto il nome dell'autore e il nome dell'illustratore. Si può scrivere, cioè in arabo funziona qualche volta in maniera diversa rispetto all'italiano, per cui era buona cosa andare a controllare in un testo simile, tradotto in italiano, per esempio se si scrive autore disegni oppure testo illustrazioni, cioè qual è la dicitura che si usa. E anche i nomi dell'autrice e dell'illustratrice. Diciamo che tutte queste cose è buona norma tenerle presenti, ma in questa sede non erano assolutamente, come dire, necessarie. Però ci sembrava buono dirlo. L'ultima cosa è molto personale, ve la dico, non abbiamo tenuto in conto la mia personale idiosincrasia per la parola villaggio. Per me villaggio in italiano non significa nulla se non villaggio vacanze, villaggio turistico, non significa paese. Nell'immaginario, nella mia visione da italiana, per me villaggio non è un termine attuale che mi lascia dire cosa. Dove abita una persona, che mi identifica dove abita una persona. E non ne abbiamo tenuto conto perché appunto è una mia idiosincrasia personale e quindi, come dire,
sì, non può fare testo. E mentre invece adesso vi diciamo le cose di cui abbiamo tenuto conto. E la prima cosa, magari adesso lo fa Cristina, sono i nodi lessicali, cioè le parole che c'erano all'interno di questo semplice testo che però creavano un nodo traduttivo su cui occorreva discutere. Sì, benissimo, grazie Elisabetta e grazie ovviamente alla Fiera del Libro di Bologna per averci invitato e aver pensato di ospitare questo concorso dall'arabo per il secondo anno consecutivo e un grazie appunto al Translators Café, al centro, alle iniziative sulla traduzione. Dunque, prima di entrare sui nodi lessicali, mi permetto di aggiungere una cosa sulla scrittura corretta del nome dell'autrice, dell'illustratrice, perché noi poi ovviamente ne abbiamo scorse un centinaio e c'erano 100 versioni diverse. Perché può essere molto utile e molto importante? Può essere importante perché se stiamo facendo noi una proposta a una casa editrice, dobbiamo anche mostrarci molto precisi, che abbiamo controllato tutti i nostri riferimenti, che forniamo i riferimenti giusti. E se fosse invece un testo che ci viene proposto, in quel caso sarebbe buona cosa andare a cercare se questa stessa autrice ha scritto altro. In questo caso, lo sapete, Fatima Sharafeddine è molto nota e poi era stata appunto anche premiata alla Fiera di Bologna. E anche l'illustratrice, perché magari ci interessa proseguire a conoscere le loro opere. E diciamo invece il secondo punto, quello sui nodi lessicali, si collega bene alla questione del villaggio, nel senso che proprio nella prima parte del testo c'erano almeno tre parole difficili da sciogliere. Difficili da sciogliere perché non era immediata la ricerca lessicografica sui, per esempio, dizionari cartacei online. E poi, anche una volta trovati i vari traducenti, a seconda di quello che avete scelto, avete prodotto un immaginario diverso. E queste parole, per intenderci, sono Gilal, Daya e Khan. Allora, comincerei da Gilal e poi appunto, magari se avete voglia di scrivere le vostre domande in chat, potete anche farci sapere quali risorse avete utilizzato per sciogliere, per conoscere cosa significava questo termine, perché alla fine non si trova magari come immediatamente su molti dizionari cartacei che comunemente utilizziamo per la traduzione dall'arabo all'italiano. Insomma, Gilal è anche un termine classico che indica quella stella che può essere messa sul dorso di un animale, una stella che può consistere anche solo in una trapunta colorata, oppure può essere una stella a cui si appendono delle componenti più rigide, come una specie di basto, per poi appendere ulteriori cose. E quindi in questo caso devo dire che abbiamo trovato moltissimi, qui è dove vi siete lanciati di più, abbiamo trovato veramente molte versioni, anche simili fra di loro, nel senso che c'era cesto, cesta e cestino, ma potete immaginare che se l'asino Mantur va in giro con un cestino, va in giro con un contenitore molto piccolo. Poi abbiamo trovato il sacco e la sacca e la sporta. La bisaccia, che effettivamente è una delle possibilità di queste tipologie di selle con bisaccia, con qualcosa di appeso. E poi mi piace segnalare anche dei tentativi che avete fatto per rendere forse anche in un certo senso la funzione di questo asinello più collegata con il lavoro e avete detto che insomma trasporta uno zaino. Però potete immaginare che questo poteva creare diversi problemi perché nel nostro caso il nostro protagonista diciamo si mette lo zaino in spalla ed esce per andare a lavorare, chi legge questa storia si immagina tutt'altro rispetto a quello che effettivamente c'è scritto e c'è disegnato. Poi, per segnalare delle soluzioni ben riuscite, ci terrei appunto a indicare questa scelta di basto, magari invece di sella, perché sella è molto generica e invece il basto è una tipologia di sella o comunque di
come si può dire, di elemento che si mette sul dorso di una cavalcatura a cui si attaccano i sacchetti. E effettivamente, se guardavate l'illustrazione, questi sacchetti erano proprio legati a quella specie di sella che l'asinello aveva sulla schiena. Quindi un complimento va fatto a chi ha scelto un certo termine e adeguato gli altri termini, magari verbi o aggettivi, al termine prescelto. C'è stata anche una soluzione che probabilmente, immagino, abbiamo immaginato, ha provato a evitare, a svicolare dalla difficoltà traduttiva dopo averla individuata, no? Quindi non per incuria, ma proprio per trovare un'altra strada. E questa soluzione è stata che il Mantur, il nostro protagonista, si alza, fa colazione, si veste e va al lavoro. Poi non ci interessa sapere esattamente come si veste o come che strumenti di lavoro indossa, e quindi abbiamo pensato che questa soluzione potesse essere valida anche in altri contesti, quando incontrate una grossa difficoltà e volete provare a scioglierla in una maniera non troppo vincolante. Poi il secondo termine daia, che se controllate insomma sui dizionari monolingue c'è proprio scritto Qarya Saghira, un piccolo paese, un paesino. E quindi, volendo, già c'era un aiuto ricorrendo ai dizionari monolingue. Un'altra alternativa che abbiamo visto era borgo, o cittadina o villaggio, e direi che in questo caso forse nella scelta potevano veramente aiutare le illustrazioni, perché a me sembra che questo paesino alla fine era costituito da qualche via, e avete visto nelle illustrazioni, cioè non era proprio esclusivamente in campagna, c'era una dimensione di comunque di insediamento tipo un piccolo paese o un borgo. E l'ultimo termine è Khan. Khan ovviamente ha a che fare con una stanza o comunque un ambiente dove magari erano soliti alloggiare anche i commercianti, quindi conoscerete la possibilità di tradurlo come caravanserraglio, che effettivamente è l'unica traduzione che non c'è stata e che non sarebbe stata appropriata a questo contesto. Però praticamente avete puntato molto su una dimensione, molti di voi hanno puntato su una dimensione di campagna, chiamando questo Khan stalla, oppure fattoria, oppure podere, o anche cascina, che è una tipologia comunque di struttura di campagna, anche magari relativa solo ad alcune regioni d'Italia, potrebbe essere un regionalismo. E praticamente però non sembra molto che questo personaggio abiti in campagna, e forse quindi bisognava puntare su una definizione di alloggio abbastanza generica e flessibile, come hanno fatto altri di voi, scegliendo la parola casa, casetta, casupola. Quindi, giocando, ricordatevi sempre con i diminutivi e vezzeggiativi. Direi che magari, ecco, dire che Mantur torna nella sua dimora, in questo caso innalzava un po' il registro e forse non era la scelta più appropriata. E praticamente, per continuare la riflessione su questi termini, appunto, mi sembra che un buono spunto che lancia Elisabetta, se ci vuoi dire qualcosa sulla relazione fra queste scelte traduttive e le immagini delle illustrazioni. Sì, grazie Cristina. Ci siamo dimenticati di dire un'unica cosa, cioè che il nome dell'illustratrice è Joël. Succede spesso che, soprattutto nell'area, direi, libanese, e molti degli illustratori vengono dall'area libanese, il nome è un nome mutuato dal francese di solito, quindi da un nome occidentale, se vogliamo usare con molte virgolette questo termine, per cui era molto difficile, da come era scritto in arabo, arrivare a pensare che potesse essere Joël. Però ricercandola è nota e la si trova. Il cognome invece si capiva abbastanza, Ashkar si capiva immediatamente, anche se temo che forse lo si trovi con la K piuttosto che con la Q, però si poteva trovare. Comunque Joël, il nome era Joël Ashkar. E mi collego al nodo lessicale e alle illustrazioni, come mi ha passato la palla Cristina, perché questa dell'osservazione
delle illustrazioni è un punto molto importante. E devo dire che faccio un plauso speciale a almeno alcuni di voi che hanno talmente guardato bene le illustrazioni da aver tradotto, essersi accorti che c'era e aver tradotto anche nell'ultima pagina un piccolo cartello che è appeso al carretto di Mantur dei due asinelli, in cui in arabo sono scritti i loro nomi. Devo dire che sono dovuta andare a vedere anch'io perché non l'avevo notato, e quindi, come dire, a chi ha guardato le illustrazioni talmente bene da accorgersene va tutta la nostra ammirazione, perché di nuovo vuol dire un'attenzione per chi riceve la mia traduzione, che può non sapere l'arabo e quindi si trova davanti una scritta in arabo che ignora totalmente cosa significhi e cosa sia. Quindi bravi a quelli che l'hanno notato. E l'attenzione all'illustrazione mi porta a un problema importante. Quindi mi porta al problema della coerenza tra il testo e l'illustrazione, che in qualche modo deve esserci, o comunque deve pormi problema. Per esempio, io non posso dire che Mantur fa il bagno quando Mantur nel disegno fa la doccia, perché sono in contraddizione le due cose. E molti l'hanno osservato, quasi tutti avete osservato i disegni. La cosa che ha creato più varianti è stata, variante è una brutta parola da dire in questi anni, diciamo che dirò variazioni, è stata l'immagine della montagna di immondizia e il testo dove diceva testualmente, ma non proprio testualmente, zanzare e cavallette, lucuste, insetti, nell'uso comune insetti, però nell'immagine si vedevano molto di più, si notavano molto di più i topi degli insetti, per cui qualcuno anche annotandolo, cioè facendo una nota in cui spiegava di aver cambiato il termine per adeguarsi all'immagine. E trovo che questa sia stata, cioè questa attenzione all'immagine e al testo e alla coerenza tra i due, merita applauso, ovunque. E alcuni, e anche qui un plauso a chi l'ha fatto, ha tenuto in conto nella pagina in cui ci sono i vari personaggi con la nuvoletta, col balloon in cui parlano, della dimensione del balloon. Per cui se il balloon era piccolo, non posso mettere una frase troppo lunga. Se il balloon è grande, non posso mettere una frase di una parola, no? Quindi adeguare anche al luogo che viene occupato sulla pagina la propria traduzione. E siccome prima parlava, Cristina parlava dello zaino, delle spalle, della groppa, della schiena, delle zampe, delle gambe. Ecco, io farei un plauso anche qui, molto, molto sentito. Io sono rimasta, come dire, molto colpita dalla varietà di interpretazioni. Sono stata molto colpita anche, dalla coerenza di certe interpretazioni. Intendo dire, nel disegno l'asino cammina su due zampe, è un asino antropomorfo in qualche modo, per cui mi va benissimo che abbia le spalle e ha le gambe. Cioè, se scelgo quella immagine, l'asino ha le spalle e le gambe. Se scelgo l'immagine dell'asino tradizionale che vedo nelle altre illustrazioni, per cui l'asino ha quattro zampe, c'ha la groppa o la schiena e le zampe.
Tutto questo è stato fatto e devo dire che, siccome c'è, qualche volta può essere anche solo istintivo il pensiero, però c'è. E quindi sono veramente contenta di poter dire che tra tutte le prove abbiamo visto delle soluzioni coerenti, quasi in tutte, in qualche modo. Passerei la parola a Cristina su un altro. Poi vi lasciamo tempo per le domande, eh? Non vogliamo fare le chiacchierone tout court. Perché mi piacerebbe, Cristina, che a questo punto parlassimo anche di un'altra cosa che abbiamo notato, che è stato in molti lo sforzo della traduzione dei nomi. Sì, esatto. Secondo me questo tema si collega bene al tema che hai trattato adesso in precedenza, cioè questa esigenza di coerenza, no? Di prestare attenzione anche se il testo è molto breve, o comunque se questo albo illustrato è abbastanza breve, però era importante trovare una coerenza, come abbiamo detto, per esempio, fra un'immagine antropomorfa dell'asino o no, con la scelta che dicevi, e quindi la stessa coerenza andrebbe utilizzata nelle vostre opzioni per la resa dei nomi propri. E i nomi propri erano sostanzialmente il nome del protagonista, del suo amico e del paesino. Quindi sicuramente anche qui abbiamo molto apprezzato chi ha fatto una determinata scelta e poi l'ha portata avanti. E queste scelte potevano essere varie, per esempio la scelta di traslitterare con una traslitterazione semplificata i nomi dall'arabo all'italiano. In alcuni casi avete indicato magari avete indicato l'accento. Per aiutare il giovane lettore oppure chi legge la storia per lui a pronunciarlo correttamente. Quindi tante volte abbiamo trovato magari Mantur con l'accento sulla U in modo tale da guidare la lettura. Qualcun altro ha scelto poi anche sempre una traslitterazione semplificata che riproducesse magari l'origine mediorientale, diciamo levantina, dove si è soliti traslitterare magari nomi propri che hanno il suono U con OU, quindi ci siamo accorti di questo, se lo avete fatto con coerenza. Invece potremmo poi parlare dei vantaggi e degli svantaggi della traduzione scientifica, scusate, della traslitterazione scientifica, però ecco, insomma, forse in questo caso il mio suggerimento può essere questo: provate a prendere in considerazione traduzioni da altre lingue che usano un sistema di scrittura diverso e se queste traduzioni per bambini effettivamente prevederebbero una traslitterazione scientifica, che magari usiamo di più in ambito accademico e in ambito filologico. Forse se teniamo conto del committente e del tipo di mercato è più appropriata una traslitterazione semplificata che ci aiuta già direttamente a leggere i nomi. E appunto poi c'è stato anche questo sforzo, secondo me proprio deve essere stato anche un divertimento, immagino, per i traduttori che hanno provato a tradurre i nomi propri. E anche qui, appunto, con l'accortezza di provare a farlo per tutti o per nessuno, non uno sì e uno no. E devo dire che una caratteristica che avete provato a sfruttare della lingua italiana è l'accento sull'ultima sillaba. Quindi, per citarvi solo una possibile combinazione, che vedo qui, insomma, nei miei appunti delle vostre numerose scelte, abbiamo questo asino Mantur che giocando sui suoni della T e della R è diventato Tiritù. Ed eventualmente il suo compagno si chiama Dadù o Dudù, sostanzialmente. Quindi avete provato a utilizzare l'accento come l'accento sull'ultima sillaba come sistema. Qualche altra traduzione è andata a provare a creare nomi propri in italiano a partire dalla radice, dall'area semantica di questi termini in arabo. Quindi avete fatto una ricerca un po' approfondita su Mantur, che sostanzialmente, soprattutto nel dialetto, può indicare o qualcosa che ha a che fare con un verbo che è un po' questo saltare, balzare, oppure con dei fiori. E
E quindi abbiamo avuto tutta una serie di piante come giacinto e rosmarino, però poi anche una violetta. E solo per il caso di violetta, senza poi voler, diciamo, prendere, che non se ne abbia male chi l'ha fatto, però c'era un problema molto grosso, che poi questo asino nei disegni era un maschio. Quindi questo non è proprio la soluzione più riuscita. E altri hanno giocato appunto invece con questi suoni, come dicevo, della T, della R o anche della M, manturo, mansueto, mentore. Qua la mia raccomandazione è di fare attenzione al tipo di effetto che voi ottenete, perché se mantura alla fine è un nome abbastanza giocoso, l'effetto di una parola come magari mentore o mansueto è leggermente diverso in italiano, insomma, sì, ci dice delle caratteristiche di questo asino, ma ecco, forse mansueto sì, ci dice molte sue caratteristiche, però mentore ha un significato totalmente diverso che forse non avrebbe evocato qualcosa di specifico per questa storia. Il buon Dudù o Dadù, come volete chiamarlo, è diventato anche zoppetto. Mi piace molto questo zoppetto perché effettivamente la radice ha a che fare con un animale o con una sì, con un animale o con una persona che zoppica, che vacilla. E poi il paese di Shuhan. Oh, non so spray se io direi Shuhan, ma per abitudine, perché appunto nella zona levantina Shu è anche un pronome interrogativo e qualcuno questo lo sapeva, tant'è vero che ha provato a tradurlo con nel paese di chi lo sa. Cioè sostanzialmente ha usato l'interrogativo chi, così come in arabo levantino Shu è proprio comune quando si inizia una domanda. Secondo me, se avete piacere, potrebbe essere un elemento di discussione fra di noi il fatto che, insomma, questa è comunque una scelta traduttiva molto forte da parte del singolo traduttore, perché si adotta un approccio un po' più, diciamo, straniante, cioè mettere il nostro destinatario, il nostro lettore di fronte a nomi magari un po' più difficili da pronunciare, ma che sono stati scelti dall'autrice e che comunque introducono al fatto che il testo non è stato scritto originariamente in italiano, oppure scegliere una strada più, diciamo, chiamiamola, che viene definita insomma o normalizzante o che comunque tende di più verso il testo meta, che può essere appunto una soluzione di totale traduzione in italiano e sempre che sia una soluzione creativa. Quindi se volete possiamo anche poi parlarne insieme. Ecco, riguardo a, non so, per passarti la palla, in realtà, Elisabetta, direi che ci addentriamo su altre questioni abbastanza tecniche come i calchi, le ripetizioni, le espressioni idiomatiche. Se hai piacere di parlarne tu. Sì, anche se ti ripasso la parola su questo specifico punto, quello che vorrei aggiungere a quello che hai detto fin qua sono due cose. Una è l'accento, hai detto i nomi, ed è vero che molti l'hanno fatto, mettere l'accento sulla U aiuta a leggere Mantur, nella nostra idea, aiuta a leggere Mantur e non Mantur. E devo dire che mi sono commossa davanti a queste soluzioni, perché tanti anni fa, quando ho cominciato, era una cosa che io continuavo a fare, cioè continuavo a mettere l'accento di modo da smettere di sentire tutti i nomi propri arabi pronunciati in maniera scorretta dagli italiani. E dopo averlo fatto per tanti anni, mi sono accorta che gli italiani, quando leggono, l'unico accento che guardano è quello in finale di parola. Quello che c'è in mezzo non lo guarda nessuno, e tu puoi metterlo finché vuoi, ma poi la gente continuerà a leggere secondo l'italiano e non, come dire. Io alla fine, ecco, ve lo confesso, alla fine ho ceduto e ho detto pazienza, non sarò io con i miei accenti a cambiare Ahmed in Ahmed, cioè non ci siamo. E quindi, come dire,
Grazie per avermi reso questa commozione di quando ero giovane e avevo tante più forze. La seconda cosa era di Zoppetto. Penso che si potesse, credo che nessuno l'abbia fatto in realtà. Però una cosa che mi è passata un po' per la testa è che questa idea dello zoppicare potesse essere anche avere qualche attinenza con il dondolare. Quindi che no, perché Zoppetto in qualche modo gli dà un difetto fisico. Ecco, forse si poteva trovare qualcosa che invece avesse a che fare con l'andare un po', avere un passo un po' sbilanciato, no? Un po', da giovane asinello gagliardo. Quindi si poteva anche semanticamente cercare di muoversi su quel settore. E basta per il paese, ma io forse. Una delle soluzioni che mi era venuta in mente era il paese di cosa c'è o di cosa succede. Poteva essere un po' volendo tradurlo in qualche modo. E invece quello per cui voleva passarmi la palla, Cristina, che io le rimbalzo, aveva a che fare con delle espressioni. Non direi proprio idiomatiche, ma insomma molto comuni, un po' le frasi fatte che si usano. Ve ne dico una io, poi la seconda ve la dirà Cristina. Quando arriva, l'asinello nuovo arriva a casa di Mantur, Mantur gli dice, Beti Betak, cioè Sì, la mia casa, Han, usa addirittura Han, no? Però ecco. è fatto Però è questo il sull'espressione baby. concetto, quindi è molto spagnolo, lo spagnolo è uguale, no? Mi casa es tu casa, si usa. E noi usiamo di più, fa come fosse casa tua. Questo è, come dire, il passaggio delle frasi molto usate, molto comuni, molto. Faccio fatica a chiamarle idiomatiche, ma proprio alle frasi di uso molto comune. È quello di introdurle, di scegliere se introdurle nella lingua di arrivo o se mantenere un senso di estraneità. Perché qua potremmo entrare, Cristina, nella lunga diatriba cosa vogliamo fare. Cioè, il mio progetto traduttivo nel momento in cui affronto un testo, anche un testo semplice come questo, qual è? Normalizzo? Stranizzo? Rendo, in poche parole, rendo più vicino all'italiano? Rendo più vicino all'arabo? Giusto? Sì, giusto. Questo è il nodo, come dire, è il nodo cruciale. Che sta all'inizio di tutto. Il progetto traduttivo deve comprendere il mio posizionamento in questa lunghissima fila di possibilità che stanno tra due punti che non sono bianco o nero, in mezzo ci sono 100.000 grigi dove mi metto. E in questa, nell'altra frase che lascio a te, Cristina, invece è ancora più chiaro, mi sembra. Sì, l'altra frase secondo me pone un po' meno la questione di mantenere eventualmente un tratto caratteristico in quanto tipico dell'arabo, della cultura araba, qualcosa da mantenere, perché qui forse prevaleva l'esigenza di non effettuare poi un calco o comunque anche di trasmettere un'immagine, insomma, abbastanza riuscita, è un'immagine
transnazionale, transculturale, quindi forse qui non c'era un elemento culturale specifico da mantenere. Mi riferisco alla scena in cui i gatti zompano sulla spazzatura, saltano sulla spazzatura, ci rovistano dentro, e sostanzialmente questa cosa è una situazione per loro da leccarsi i baffi, sostanzialmente, per fare festa. L'espressione in arabo è tamrah ka'annaha fi ihtifal. Fanno, diciamo, se la godono, se la spassano come se fossero a una festa. Però capite che, insomma, molte traduzioni, molti di voi hanno effettivamente mantenuto proprio la stessa struttura morfosintattica dell'arabo, dicendo che questi gatti sono contenti come se fossero a una festa. Forse una volta capito il concetto, che ovviamente se la stanno appunto spassando, si poteva cercare un'espressione un po' più idiomatica o comune in italiano, e alcuni di voi infatti lo hanno fatto. Infatti non è che questi gatti è come se fossero una festa, ma appunto fanno festa, fanno baldoria, si danno la pazza gioia. E una soluzione, mi sembra, è stata particolarmente interessante, ci ha dato modo anche di discutere fra noi due, ed è stata la resa che diceva che questi gatti sono felici come una Pasqua. Qui appunto è un'espressione idiomatica in italiano che però introduce un elemento, che è la Pasqua, che è un elemento religioso, e sappiamo che gli elementi religiosi comunque sono molto variabili fra una cultura e l'altra, una società e l'altra. Poteva qui, questo in generale come magari anche suggerimento per le volte successive, sappiate che quando appunto siete voi come traduttori a introdurre un elemento un po' più appunto non discutibile, però insomma problematico, dovete sempre poi porvi altre domande. Allora, io nel dibattito con Elisabetta, con la mia collega, dicevo: beh, ma insomma, per me, se scriviamo Pasqua con la lettera minuscola, mi sembra che non crei troppa confusione, sono felici come una Pasqua, nel senso senza badare alla festività religiosa di per sé. E una possibile modifica poteva essere dire che questi gatti sono felici come Pasque, cioè renderlo addirittura al plurale, così da non avere ancora meno un riferimento alla singola festa religiosa. Poi un'altra cosa che abbiamo notato è che appunto questi verbi che ci indicano le azioni che compiono gli animali, i loro movimenti, erano stati un elemento difficile da tradurre anche l'anno scorso, nell'estratto dell'anno scorso, perché alla fine bisogna sempre un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo, mi viene da dire, bisogna un po' lanciarsi su questi verbi, sono proprio quei picchi in cui il traduttore può fare qualcosa, e quindi possiamo immaginarci bene il movimento dell'animale e riprodurlo con una scelta lessicale molto molto ficcante, molto azzeccata. Quindi direi che magari, se hai voglia di dirci qualcosa anche forse per tirare le somme su altri aspetti tecnici, Elisabetta, questa questione degli eventuali calchi è stato in effetti un punto in cui ci siamo imbattute tante volte. Sì, infatti l'idea principale è quella di riuscire, come dice Cristina, a buttare il cuore al di là dell'ostacolo, e questo credo che sia importante, perché buttare il cuore al di là dell'ostacolo significa in realtà evitare di fare il traduttore automatico, no? Parola dopo parola, cioè nel vedere la scena e scegliere, avere il coraggio fondamentalmente di scegliere il termine che più trasmette quell'immagine, e per cui dal mio punto di vista mi sento veramente di apprezzare moltissimo quelli che hanno fatto saltare sui sacchi i gatti e non salire, perché salire a me dà l'idea di salire in ascensore, mi fa meno gesto, mi fa meno come dire, il salto. Penso anche che un altro punto molto importante sia che cioè che succede sempre, però in questo testo succedeva particolarmente, è il problema delle ripetizioni.
in questo testo le ripetizioni come dire, erano tantissime, volutamente molte, ma molte anche introdotte semplicemente da, come posso dire, dal fatto che la lingua araba impone determinate cose, impone che si dica la città di Beirut, quindi può non essere necessario mantenere. Può però allo stesso tempo, e qui veramente sono molto felice per moltissime delle soluzioni che avete trovato, può anche servire all'importanza del testo, a dare importanza al testo. Quindi la ripetizione non è, come ci insegnano a scuola, assolutamente da evitare. La ripetizione può avere una sua funzione, l'importante è capire se la funzione c'è, e riconoscerla. Io avrei su un termine su cui mi sono molto interrogata durante queste letture, è proprio immondizia. Cioè, la parola immondizia, a mio parere, è quella, immondizia, è stata resa immondizia, spazzatura, rifiuti. Cioè, è stata resa in molti modi, soprattutto per evitare le ripetizioni. Però mi sembra un tema così, come dire, così attuale, così realistico, no? Di questi tempi e a tutte le latitudini, che forse si poteva osare proprio di usarlo più volte, sempre nella sua forma forte. Però comunque, insomma, come dire, io credo che l'immondizia sia più protagonista di questo racconto dell'asino Mantur. Il racconto è l'immondizia è un disastro, cominciamo a pensarci, cominciamo a capire cosa si può fare. È molto ambientalista questo racconto. E quindi molto attuale. Credo, non mi viene moltissimo altro da dire, se non forse, Cristina, visto che abbiamo ancora 5 minuti, mi sembra. No, non li abbiamo. Simona, abbiamo ancora 5 Sì, minuti? Ecco, allora. tranquillamente. Sì. No, ne approfitto per dire, per invitare a scrivere o nella chat o nella Q&A domande, osservazioni, lo dico ai partecipanti collegati, e è un'opportunità che avete, così per curiosità in più, approfittatene, insomma, scrivetele io e poi mi raccomando se scrivete nella chat. Selezionate visibile da tutti, così le vedono anche gli spettatori e le nostre giurate. Prego. Sì, Cristina, se tu avessi voglia, mi pare che l'unico punto che nella nostra logorroica chiacchierata abbiamo saltato era quello dei tempi verbali, che in questo caso davano meno problemi che in altri testi, ma che comunque un problema l'hanno dato. Sì, esatto, qui c'era una pagina chiave che sollevava il problema che ricorre abbastanza frequentemente nella traduzione dall'arabo dei tempi verbali ed era la pagina in cui si diceva sostanzialmente che Mantur non va al lavoro, in arabo letteralmente c'era scritto oggi e poi il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Peccato però che questo oggi era un termine da analizzare molto bene perché tutto il resto della storia sembrava una cosa già accaduta sostanzialmente. E quindi bisognava rendersi conto se era già se gli altri eventi della vicenda, fare una sorta di analisi complessiva, no? Della storia per capire la sequenza cronologica degli avvenimenti. Perché a me sembra di aver capito che il problema poi lo hanno risolto, no? In questa cittadina. E quindi quando capitano queste situazioni, una buona cosa è sempre quella di accorgersene e di sfumare, perché forse non c'era proprio una necessità di dire che era
oggi che nell'italiano ha una certa proprio specificità, ma che questa cosa è successa un bel giorno, una volta. E questo vi avrebbe tolto un sacco di problemi, qualche problema di incongruenza che si è presentato in qualche caso, perché allora qualcuno di voi ha provato a retrodatare, ad anticipare tutto il resto della vicenda, scegliendo per esempio il tempo imperfetto, il tempo passato remoto, che diciamo ha abbastanza appesantito un po' la prima parte, ecco, forse. Quindi praticamente a causa di un liom, a causa di un oggi, avete dovuto rielaborare tutto il resto, quando forse si poteva rielaborare questo oggi. Allora, c'è una domanda di Anna Maria che dice: cercando su internet prima di procedere alla traduzione ho provato a scoprire quale fosse l'età di lettura consigliata per il libro, il risultato è stato 8-12 anni. Ho dunque semplificato alcune scelte lessicali per aderire a questa fascia di lettura, ma trovare un equilibrio è appunto difficile. Una parola come basto non sarebbe troppo complessa per questo pubblico di lettori? Domanda. Sì. No, giusto, Ciao bisogna Anna Maria, appunto. intanto perché ho visto nome e cognome e riconosco, sono contenta di sentirti. E effettivamente sì, cioè, la cosa importante è anche quella di fare attenzione al regista. Allora, io all'inizio vi ho detto, non abbiamo valutato l'attenzione al committente, ma l'attenzione al destinatario sì. C'è una differenza, il committente è la persona, è l'editore che mi commissiona la traduzione, quindi il revisore che poi mi guarderà, il mio destinatario, però devo averlo ben chiaro. E quindi il registro si adegua, si deve adeguare alla. E bisogna tenerlo anche, mi viene da dire, e devo dire che la stragrande maggioranza l'ha fatto e per me resta questo una cosa di cui essere veramente molto contenta è che il tenere l'equilibrio del registro è una, come dire, è una cosa che viene con gli anni, non è, è una delle regole della traduzione, però poi non è così semplice applicarla, per cui vederla in queste traduzioni a me ha aperto il cuore, non so. Non so a te Cristina, ma io su questo sono stata contenta. Cioè, è giusto adeguarsi al proprio pubblico. Sì, assolutamente. Quindi la domanda è posta in maniera, cioè, intelligente, no? Solleva una questione che effettivamente penso che molti di voi si saranno posti. Mi ricordo anche che questa una questione simile l'abbiamo affrontata anche in alcuni workshop o master di traduzione dall'arabo in cui effettivamente abbiamo affrontato altri albi illustrati. Quindi sicuramente guardando questa fascia d'età, molti termini che avrete scelto saranno stati adeguati. Mi viene da dire come proposta, se in effetti qualche termine un po' difficile non si possa lasciare perché è uno stimolo comunque anche per questi ragazzi per ampliare il proprio vocabolario, imparare nuove cose. Non lo so, non credo che tutti i libri che abbiamo letto per l'infanzia, anche quando noi eravamo bambini, contenessero tutte cose che capivamo al 100%. E quindi anche diventa uno stimolo se poi tutto il resto delle rese sono abbastanza coerenti per quanto riguarda il registro. Sì, bisogna dire che poi l'albo illustrato è un oggetto molto particolare che non appunto Veta ha fatto notare che le illustrazioni vanno tenute in considerazione, le illustrazioni non sono un corredo al testo così di cui posso fare a meno, ma c'è un dialogo continuo tra testo e illustrazioni e il bambino, le illustrazioni, per il bambino le illustrazioni valgono vengono prima del testo, insomma, controlla il testo, lo giudica, diciamo, lo verifica sulla base delle illustrazioni e non il contrario. Tant'è che alle volte l'illustrazione permette, no? Addirittura di cambiare o comunque di andare, di forzare il testo quando è necessario Esatto. rispetto alla mera testualità, insomma, alla mera letteralità, no? Sì, era questo il punto che volevo sottolineare anch'io. È vero che basto può essere una parola che
che bisogna andare un po' poi a controllare, però poi lo si vede bene. Per cui credo che anche in questa fascia d'età introdurre qualche elemento, cioè, fin dei conti, gli si introduce un elemento civico, che è quello, fate attenzione all'immondizia, ma nel frattempo gli si può introdurre anche qualche elemento lessicale. Basta che sia spiegato, cioè che il testo lo spieghi o nelle illustrazioni o nel proseguo della storia. Ci abbiamo risposto, Anna Maria? Domande. Allora, immagino che avete tutti aspettato. Se non ci sono altre domande, ma veramente approfittatene perché speriamo di vederci dal vivo il prossimo anno. I riflettori sulla lingua araba continueranno ad essere tenuti accesi perché è una lingua. Cioè, buongiorno. Anche a me ha dato molta difficoltà l'utilizzo della parola villaggio, perché so che è una parola molto discussa nel mondo della traduzione, perciò è stata forse la parola che più mi ha lasciato indecisa durante la traduzione. Perciò ho pensato di mantenere il villaggio pensando al contesto arabo. Ho tenuto conto anche del fatto che è un asino a fare questo lavoro di raccolta e non degli addetti come succede oggigiorno. In un paesino mi viene difficile immaginare un asino a fare questo lavoro. Ok, no, Però l'immagine, l'illustrazione è l'illustrazione su un paese, su qualcosa che definiremmo paese se si guarda bene. Cioè, è proprio un borgo, ci sono delle case su una piazza, con le finestre, con le tende, con le strade, con i panni stesi ad asciugare. sì, su È villaggio forse possiamo. comunque, io sono l'ultima che può parlare della cosa del villaggio, perché sono io che non riesco a farmelo piacere, ma è solo, non ne abbiamo tenuto Non. conto. Sì, adesso sul villaggio potremmo aprire una discussione, un intero workshop, perché è vero che villaggio ha una mentalità un po' colonialista, perché i villaggi sono sempre quelli bombardati, i villaggi sono quelli del Vietnam, cioè è vero che villaggio è una parola difficile da collocare e da prendere con le pinzette, appunto. Tra l'altro anche in francese c'è village e non si traduce villaggio, abito in un paese vicino, insomma, per cui. Vabbè, qui stiamo Sì. sforando. Adesso è arrivato il momento tanto atteso, ma prima dell'annuncio del vincitore, vedo che si è collegata Elena Pasoli, la direttrice della Bologna Children's Book Fair, a cui lascio volentieri la parola. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Intanto ringrazio questa giuria meravigliosa, grazie tantissimo per il vostro lavoro. E anche per questo dibattito molto 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 interessante. Beh, questo appuntamento è un appuntamento ormai fisso che scandisce la chiusura della fiera più o meno, no? Ogni anno. E mi fa piacere molto partecipare sempre, sono presente perché è il tema dei traduttori, del loro ruolo, un tema che ci sta molto a cuore. È già da tanti anni che abbiamo il nostro Translator Center, che sviluppiamo iniziative, insomma, di questo anche molto per merito di Simone Mambrini, che ringrazio e voglio ringraziare tantissimo anche la mia collega Deanna Belluti, perché è veramente l'anima di tutto questo. E la nostra attenzione per il mondo dei traduttori è molto alta, soprattutto perché oltre al grandissimo valore che hanno nella trasmissione di altre culture e nel rendere appunto godibili e leggibili ai nostri giovani lettori, gioielli che arrivano da altri paesi, quello che loro fanno tanto è anche questa attività di scouting, questo me lo confermano tanto gli editori. Ed è un'attività importante perché, insomma, un po' come avere dei cani da tartufo, no? Che esplorano i territori stranieri e che poi selezionano, propongono, portano proposte. Quindi, insomma,
è un ruolo, non per dire che il ruolo della traduzione non sia altrettanto importante, per carità, anzi al contrario, però diciamo che c'è anche proprio questo doppio ruolo che mi piace sempre tanto sottolineare. E sempre anche, insomma, faccio un po' mostro i gioielli di casa, mi fa piacere ricordare che abbiamo voluto già da diversi anni ormai che il premio Strega ragazzi e ragazze andasse anche al traduttore nella stessa identica entità del premio all'autore, proprio riconoscendo il ruolo. Comunque, insomma, bene questo premio di oggi, bene, perché si rivolge al pubblico al target dei traduttori più giovani, quindi insomma è anche un momento così, diciamo, anche metaforicamente, se si vuole, perché non è certo un premio di grande entità, però è un premio proprio alle nuove leve, un premio all'innovazione, insomma un premio per i giovani, e si sa che a noi, insomma, questi giovani piacciono veramente tanto. Quindi grazie di cuore, adesso basta perché è ora di sapere chi è il vincitore. A te la parola, Simona. Grazie Elena, sì, quest'anno è il 19° anno del Centro Traduttori, festeggeremo i 20 anni il prossimo anno, speriamo, in presenza. E allora ci ormai dobbiamo inventare ancora qualcosa. Ormai diventiamo grandi, insomma, per cui... Allora, quindi è arrivato il momento tanto atteso, alla giuria la parola per le motivazioni e il nome del vincitore della traduzione prescelta. Dunque, siccome è un momento ufficiale, leggo invece di improvvisare. Vorrei dire che l'unica cosa che vorrei dire in apertura è che dopo molte riflessioni e dopo, come avete sentito, lunghe discussioni anche tra di noi, purtroppo bisogna arrivare a un... c'è un purtroppo da dire, è difficile... Fare il giurato non è facile, perché poi alla fine bisogna fare una scelta che è una scelta, come dire, molto circoscritta, quando invece si vorrebbe premiare tutto l'impegno che abbiamo visto in tutte queste traduzioni. Credo che Cristina sia d'accordo con me. Quindi i vincitori di questa edizione sono tutti e 100 e passa partecipanti, perché hanno dimostrato un impegno serio nell'affrontare un'avventura, non delle più semplici. E comunque, il vincitore, la traduzione vincitrice del concorso, in altre parole, 2021 di quest'anno, viene premiato per aver saputo sciogliere i nodi dovuti alle imposizioni linguistiche arabe, per aver saputo osare termini forti ma di uso comune tra i bambini, per aver evitato gran parte dei possibili calchi, per aver adattato il tempo del verbo nei dialoghi rendendolo più vicino al parlato, per aver reso il testo in modo da farlo risultare familiare al lettore. Per tutte queste motivazioni, che se poi volete potremmo anche spiegare, quindi la giuria ha deciso di dichiarare vincitore del concorso Cristina Federico Pozzoli. Complimenti, allora immagino che sarà collegato, non lo sapeva e nessuno lo sapeva prima, per cui vedo... e quindi non bene, insomma, anche se quest'anno è collegato, però allora, potrei non... se ci date due, eccolo sì si collega in De Visu, forse riusciamo a vederlo. Federico, gli è stata data la possibilità. No. Ecco il nostro vincitore. Complimenti. Fatto un lavoro che dopo
con molta fatica siamo arrivati a premiare. Se le interessa, poi magari non in questa sede, visto che come dire, stiamo sforando, potremmo anche spiegarle tutti i punti a cosa si riferiscono, giusto per sua completezza. Tutti i miei complimenti. È bellissimo perché non ha acceso il microfono, ma ha fatto tipo grazie. Grazie, no, scusate. Eccolo. Ecco, oh, anche altri. Altro tempo sono venuti. Grazie mille. Niente. Sono veramente grazie. E va bene, insomma, sì. Dai, non sarai emozionato, non, comunque ho visto il suo curriculum e si occupa proprio di letteratura araba anche in maniera anche da studioso, no? Mi sembra di aver visto che sta facendo un dottorato. Sì, sì, sono dottorando qui a Milano. Ecco. Lavoro sulla letteratura irachena contemporanea, sì. Cose molto lontane. Veramente. Ah, ma il principio è lo stesso. Va bene, con a malincuore, sì? Volevo chiedere 2 secondi di questo sforamento di tempo per ringraziare un'altra persona che è praticamente Enrica Battista, che con il suo lavoro di distribuzione in Italia ci ha anche aiutato a reperire i testi che comunque abbiamo preso in considerazione per questi 2 anni per il concorso. E dato che comunque sono qui con noi tanti ragazzi giovani traduttori emergenti, mi sembrava interessante segnalare che appunto il sito Arab Book e tutte le attività adesso connesse fanno un lavoro veramente formidabile per mappare, per consigliare e per anche farci leggere, perché quindi anche acquistare fisicamente libri per l'infanzia, albi illustrati, libri per l'adolescenza, quindi segnalerei questa cosa anche per chi ha curiosità di continuare a leggere e a informarsi su questo tema. Ecco, grazie molte. Io vorrei dare la parola a Deanna Bellutti, che ho pregato di farsi vedere, perché senza Deanna Bellutti tutto questo non esisterebbe, perché lei veramente è insomma il motore di tutto questo. E dunque, Deanna, dai, congratulati anche tu con il nostro vincitore. Beh, è un piacere, come dire, sempre assistere a una premiazione in realtà così importante, perché può rappresentare un trampolino vero e proprio per i ragazzi che vengono scelti ogni anno attraverso questo concorso. E poi colgo l'occasione senz'altro per ringraziare le nostre giurate, che per il secondo anno consecutivo hanno accettato questo grosso impegno, tra l'altro quest'anno particolare, perché la partecipazione è stata veramente notevole. Quindi l'impegno molto importante. E poi naturalmente ci teniamo tutti noi a salutare, ecco, tutti i traduttori, aspiranti traduttori che hanno partecipato in questa edizione del concorso. Quindi molte grazie a tutti e a presto, in qualche maniera speriamo in fiera prossimamente. Bene, direi che siamo arrivati anche quest'anno alla conclusione di questi 4 giorni, sono passati in maniera incredibile. Speriamo appunto di rivederci fisicamente a marzo del 2022. Grazie a tutti e buon lavoro. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Siamo a Bologna, arrivederci. Arrivederci.